Salve amici, buongiorno, benvenuti e bentrovati sul canale. Questa mattina è domenica, facciamo una sbarbata in gemellaggio. I partecipanti di questo gemellaggio di oggi sono Paolo Formisano, Alessio Herrera, Fabio Cancilleri, Gaetano Tralogo, Cristiano Cristine Pelletteri, Giuseppe Mauro Antonio, Valerio Casti, ce ne sono altri, non lo so se ci ho scritti, poi li scriverò sotto, tutti quanti. Andremo a realizzare questo nostro gemellaggio con Salina della Extro, una fragranza salamastra molto bella che comunque molti di voi la conoscete sicuramente, e anche con il dopo barba o de toilette, sempre della stessa fragranza. Andremo ad usare il rasoio, il River Lager, della, che è un clone della Mercure Future. Abbiamo usato tantissime volte, è un bellissimo rasoio, funziona molto bene ed è da molto che non lo uso, per cui ho voluto usarlo, anche perché ho la barba di 2 giorni. Andremo a disinfettarci con la pietra a lume di Rocca nel caso, e andremo ad usare la ciotolina della Fine in ceramica con il pennello della Omega tricolore. Abbiamo già messo tutto quanto via. Il pennello è il 21762. In setola sbiancata, a un'altezza di 127 centimetri, 127 millimetri, scusate, un peso di 124 grammi. Poi nodo non lo dà nel modo più assoluto, non l'ho trovato, quindi questa è la cosa. Quindi per prima cosa andremo a bagnarci il viso con acqua calda. Molto presto stamattina, speriamo di riuscire a mettere online il video oggi stesso. Spostiamoci di qua per andare a fare il prelievo e il montaggio, che ovviamente, come sapete, andremo ad usare la nostra vanga. Eccola qui. Penso che questo basta, e poi se non basta, niente ci vieta di fare un altro prelievo. Andiamo ad usare il pennello, e come sempre questi maiale mangiano un po' di sapone in più, ma non dovremmo avere problemi, anche perché l'ho tenuto ben in ammollo in un bicchiere. Allora andiamo. Bellissima fragranza. Ho usato per molto tempo l'altro pennello, che per me era nuovo, con gli ultimi acquisti fatti, che è quello lì di tasso nero, molto bello. Tra l'altro, per farlo addolcire un po', ci siamo riusciti. Adesso voglio ricontrollare un po' anche questo qui, che l'ho usato spesso anche nelle sbarbate private senza fare video. Guardate che bella schiuma, solamente dei passaggi. C'è molto sapone ancora sotto. Acqua. Ragazzi, approfitto sempre, come facciamo sempre, dei saluti, gli amici un poco più che ci salutiamo. Io do un saluto e un abbraccio caloroso a tutti quanti gli amici, tutti
indipendentemente gli iscritti e i non iscritti a quelli dei gruppi, e un abbraccio caloroso di benvenuto e un grazie ai nuovi iscritti di questa settimana. Purtroppo siamo diventati tantissimi, se dobbiamo fare già dei saluti, di solito ci salutiamo 4-5 di noi, tra ovviamente Fabio Cancellieri, Claudio D'Incalci, Paolo, però quando si sono aggiunti anche altri, Alessio Elena, poi ci sono quest'altra, perché il tieri, tutto quanto che facciamo, allora diventa un po', diciamo, poco simpatico, nel senso che ci vuole troppo tempo, ma un abbraccio caloroso a tutti quanti, spero che non me ne vogliate, anche se gli altri riescono a farlo, io non riesco magari a ricordare tutti, e poi ci vorrebbe troppo tempo. Guardate qua questo sapone che sta combinando, guardate qua. Certo, ci sarebbe bisogno di un po' di tempo in più, diciamo, e ancora ammontare a goccio d'acqua, magari per dare proprio una schiuma molto molto forte, perché poi troviamo ancora che ci sono dei residui di sapone spesso sotto e non si sono ancora asciutti. Però se andiamo a fare questo ci vuole ben un quarto d'ora, forse 10 minuti di montaggio. Diventa un po' complicato, ma non tanto perché potrei staccare anche il video, ma spesso non c'è proprio il tempo di fare tutte queste cose così spesso. Guardate, si vede ancora, pezzettino. Andiamo a scioglierlo su per l'altro pezzettino. Penso che vada bene, ma dobbiamo rifare il bagno al viso perché si è asciugato tutto. Ah, non ho detto che l'ho caricato armato con la 7 days, 7 giorni, e poi io non ci sono usciti, della Treat Platinum, 7 Day Platinum, vediamo un po'. Ragazzi, questo pannello è bellissimo. Guardate qua, questa crema ha una profumazione meravigliosa. Perde sempre qualche peluccio, eh? Bellissimo. Andiamo. Sempre con una pelle ben tesa. L'ho messo a 6.
funziona bene, però non compro proprio il Mercofuturo perché è troppo doppio da dei punti che non è comodo, almeno per me, non essendo comodo, perché io questo lo acquistai per errore, pensavo che si trattasse di un rasoio fatto in Svizzera, perché in Svizzera c'è un'azienda Riverlacker, mentre alla fine però tratta tutt'altra cosa, no? Io conoscevo questa azienda come nome, ho detto, beh, forse fanno i rasoi, ma non è così. Però funziona bene. Anche altri appassionati che hanno questo rasoio sono contenti di averlo. Però se dovessi, ecco qua, c'è il problema. Io sto solo appoggiando, ma è una falce. Guardate come combatte, guardate, diciamo, i canali di scopo. Adesso, prima che mi dimentico, dal 6 andiamo a metterlo, però voglio farvi vedere anche di qua, che magari prima non l'ho fatto vedere. Questo è il 6, mentre andiamo a scendere, vedete come scende? E che molti di voi lo conoscono. Adesso lo mettiamo a 3. Andiamo a insaponarci. Perché il Mercofuturo lo conoscete benissimo, immagino che da tanto. Ma quando è bello questo pannello. Questa profumazione poi del Salina veramente ricorda un po', diciamo, il mare, i profumi dell'isola. Guardate qua che compattezza, bella, eh? Molto bella. Allora andiamo a fare col 3 il traverso. Bella. Andiamo per il contropelo. Bella idratata, per cui non mi sono ribagnata un pochettino nel viso, perché fa caldo, a volte c'è bisogno di un po' d'acqua, anche in seconda passata ci si asciuga subito, ma invece questa bella idratata e non si è asciugata per niente sotto. Poi c'è un'altra cosa, adesso io non ho tempo, no? Visto Donato Ciniello, che saluto con un abbraccio, ho fatto due prodotti che andranno
in vendita a settembre, se ho capito bene. Andiamo sempre col 3 in contropelo. Ma poi mi dimentico. Nonostante la sua aggressività, riesce ad essere anche molto docile. Io qua c'è dei brufoletti che potevano saltare. Adesso andiamo a cercare qualche pelo ribelle. Facendo un po' di pressione in più. Sono due lati, questo è ancora peggio, bisogna usare quest'altra. Su, basta così, vero? Hai ragione. Pizzicorio, l'ho fatto su. Scusatemi, mi lascio così. Vediamo un po', sì, sta bene. Dato che c'ho molta schiuma, ancora, e la metto prima della pietra a lume. Allora ragazzi, come stanno andando le ferie? A me cominciano fra poco. Bello, bello. A volte non finirei mai di... con la schiuma a massaggiare il viso. Aiuta molto. Aiuta molto, sì. Dunque amici, per quello che riguarda il pennello, è un bellissimo pennello da non lasciarselo scappare. Ovviamente non molti lo fanno, lo acquistano per sostituire il 48, anche se è un po' più corto, e può essere tranquillamente. La Saline è una crema meravigliosa, che già la conoscete tanto, il mio parere è una crema che vale molto più del suo costo, indipendentemente da tutto. Il Lager, River Lager, è un clone, però è uno di quei cloni, non è una cineseria schifosa, è una cineseria fatta bene, proprio imita la perfezione, ad eccezione un po' del peso e di alcune cose, diciamo, nei passaggi del campo. Però io ho provato, dico, se mi trovo bene magari acquisto quello originale. Onestamente mi trovo bene, ma non vale la pena acquistare quello
originale perché ha dei punti che per me è un po' scomodo, però ce l'ho e lo uso ogni tanto. La Sivendis è una lama che funziona della dritta, è una platinum, però io ho provato 7 sbarbate e non l'ho fatta con una sola lama, indipendentemente da tutto, anche se le sbarbate non sono state con i 3 passaggi. Scusate, mi sciacquo. Eccoci qua. La vanga molto bella, c'è bisogno di abituarsi perché ha, diciamo, una forma molto grande. Per la necessità nostra di dover prendere il sapone, è un po' grandicella. Però ovviamente per quella che è la dimensione giusta nelle proporzioni, perché così è giusto, altrimenti doveva essere piccolina per essere più piccola. Quindi è proporzionata e va bene così, però bisogna farci la manina per prenderne di meno. Io ancora non ci sono riuscito, come avete visto. Ma non ci riesco perché poi cambio tipi di sapone, tutti i giorni un sapone, un altro, a volte, e allora non sono tutti uguali, per cui domani magari se vado ad usare un altro sapone dell'extra riesco a capire che magari prendo la quantità di meno, però se domani uso un altro tipo di sapone, se uso il tubetto, poi perdo la mano e dimentico quello che è, diciamo, la quantità che dovrebbe esserci all'interno della vanga. Guardate ancora quanta schiuma ci sta ancora. La ciotolina della fine è che, come dicevo, voi guardate, c'è ancora un pezzo di sapone che va buttato naturalmente, perché è una cosa che non si può spingere questa volta. Ma è simpatica poterla usare, funziona per davvero. Se fosse stato di un materiale plastico, non plastico, ma quella plastica che trattiene il caldo, il calore, come quella della ProRazzo, che quella mantiene, magari sono plastiche anche migliori, sarebbe stato molto meglio, perché non si corre il rischio che scivola e si rompe. Io le ho trotte 2 di ciotolo, non queste ma altre. Signore, è arrivato il momento del dopo barba hot the toilette. È un vero buco qua. Se arriva un'età non si riesce a vedere nemmeno più i buchi che si dovrebbero vedere. Eccolo qua. Bellissimo. Bellissimo. Bello, bello, brucia un po' in naturale, però è bellissimo, molto molto bello. Volevo dire che ho aperto una pagina Facebook esclusivamente per queste, prima partecipavo a Facebook con quello privato, quello di famiglia, e molte persone di famiglia non è che sono interessate a questa rasatura, e magari qualche notizia di famiglia messa su non la riuscivo nemmeno a vedere, perché tra un gruppo, tra amici, si mettevano altri post e magari mi hanno detto: ma perché non fai uno solo per quello della rasatura? Hanno ragione, e l'ho fatto. Quindi eventualmente dopo ci divertiamo tra noi amici e tra noi gruppi a postare delle foto o magari dei video su quello che è della tradizione e sensazione in Bet Sheva. Almeno quello. Bene amici, grazie per l'attenzione, di avermi seguito fin qui, vi ringrazio sempre infinitamente, inutile ripetere per i saluti per quale motivo siete in tanti, ho un abbraccio caloroso a tutti quanti, ci vediamo nella prossima sbarbata e, come dire, buona domenica a tutti e buon gemellaggio a tutti i partecipanti. Ciao, alla prossima!